Buonasera, a canestro, versione playoff oramai, quindi quasi estiva. Tutto è iniziato, qualcosa già è finito per qualche squadra, perché ci sono stati alcuni 3-0 in A2. Però andiamo per ordine e cominciamo dalla C-Gold, che è quella che ti riguarda personalmente, Angelo, che inizierà dopo questa grande stasi, essendo finite i quarti su 2-0. Adesso si parte con le semifinali. Semifinali che verranno il Sola e il Visnova, che giocheranno tra di loro, e la vincente va in finale. E di qua Civitavecchia, Fabiani Formia, anche qui la vincente andrà in finale. Quindi, come abbiamo detto, si gioca meglio delle tre gare. Si inizia domenica per te col Formia, che così come il San Paolo era una squadra un po' bestia nera, insomma, che ha vinto 2 volte. Sì, noi abbiamo perso tutte e due le volte con Formia. Male la prima, è stata la prima sconfitta dopo In cinque casa. vittorie consecutive che giocammo in casa, e c'era in quel giorno l'esordio del primo americano, Americano. Tucker, che tanto per cambiare ci fece 25, ma comunque quel giorno, al di là dei meriti di Formia, ci fu tanto demerito da parte nostra, un atteggiamento un po' troppo, un atteggiamento di sufficienza un po' troppo evidente che abbiamo pagato caramente. Nel girone di ritorno, stesso discorso, una partita non siamo proprio entrati mai in partita, e un po' una bestia nera per noi, perché noi che siamo stati poi alla fine della stagione regolare la migliore difesa del campionato, Formia è stata la squadra che ci ha fatto più punti di tutti. Abbiamo subito una volta 80 punti e ce l'ha Formia. fatti Formia. E questo è l'etemovete, la difesa reggerà l'attacco del Pontino Adesso che oltretutto parte da più 60 loro hanno perché qualche arma in più, perché cioè, non a metà del hanno. girone di ritorno hanno tesserato un secondo americano, Ivans, che è una guardia che giocava in Serie A austriaca, faceva 15 punti di media partita, è uno che gioca tantissimi palloni, è giovane perché ha 23 anni, però ho visto i DVD, è fisico notevole e tecnica importante. Noi dovremmo fare la partita perfetta. Se riusciremo a fare la partita perfetta in difesa, come del resto abbiamo dimostrato in tante altre occasioni, probabilmente potremo dire la nostra. Se non siamo così attenti in difesa, correremo il rischio di farci male. Per quanto riguarda l'attacco, sono abbastanza fiducioso. Loro non sono una squadra, secondo me, che difende tantissimo. E abbiamo cercato, stiamo lavorando appunto durante gli allenamenti su quelli che secondo noi sono i punti deboli loro. Cercheremo di affondare su quegli aspetti lì. Ricordiamo, l'appuntamento è domenica alle 18:30, visto che c'è anche un po' di sole, quindi la società ha deciso di concedere 30 minuti in più di pausa dal sole, Ah, per un perché fatto di sole e di inizia di luce, luce. certo, per questo è il motivo. Ma se questa semifinale era un po' imprevista, perché insomma sia No, ma Formia che voi. su questo devo fare una battuta, perché escono fuori le cose simpatiche. Io sono contento, poi ormai insomma credo di aver maturato così un po' di esperienza che mi fa recepire le cose con uno spirito un po' diverso rispetto a 20 anni fa. 20 anni fa probabilmente avrei reagito. No, la cosa bella è che siamo partiti, dichiarazioni di tutti per l'obiettivo salvezza. L'unico che si era sbilanciato lo stato io, ho detto no, io voglio puntare ai playoff. Siamo entrati nei playoff con 8 giornate in anticipo. Siamo entrati nei primi quattro, adesso si sente dire è tutto scontato perché la squadra era stata costruita per questi traguardi. Insomma, mi sembra che non sia proprio così, considerato l'organico dello scorso anno e l'organico di quest'anno. Non mi sembra che era proprio così, ma comunque va bene tutto. Va bene tutto. Seppure l'obiettivo era questo, l'abbiamo raggiunto, evidentemente siamo stati bravi a raggiungerlo. Certo, poi le dichiarazioni, poi a fine anno vedremo tutto, faremo una specie di carrellata proprio con le dichiarazioni o con vari pezzi di giornale, non solo nel basket, da tutte le parti, perché poi, Sì, come certo. dicevano i latini, ha La scritto gente manet, dimentica, la gente appunto lo dimentica scritto rimane, quello. dicevano i latini, ha scritto manet. Allora, però stavo dicendo, mentre questa semifinale è un po' anomala, nel senso che tutte e due le squadre hanno battuto chi si era classificato prima, dall'altra parte invece Sola e
e Visnova hanno fatto il compitino loro e adesso si affrontano. È scontato per Visnova oppure, Dunque, visto che Sora è un campaccio da sempre, insomma. noi con Sora abbiamo vinto tutte e due le volte. Noi tutte e due le volte la partita con Sora l'abbiamo vinta in difesa. Secondo me, roster del Visnova, roster del Sora, anche se Sora ricordo a tutti che può contare su due americani dalla prima giornata di campionato, che può contare su due americani. Se io dovessi scegliere, sceglierei Visnova tutta la vita, nel senso che è un roster di tutti italiani, ma è un roster di primissimo livello, una squadra costruita per vincere. Se io dovessi giocarmi un tappeto di una bottiglia, lo giocherei sulla Visnova perché è una squadra che decisamente mi piace. Però c'è da dire che nei playoff bisogna stare attenti, perché i giocatori americani specialmente, se si sentono Esaltano. motivati e stimolati da un obiettivo che può essere importante e non è un obiettivo soltanto di complimenti puri e casti, ma con altri argomenti potrebbero pure dare e mettere in campo una prestazione di quelle sue. Sulla carta, ripeto, se 60 Visnova, 40 Sora, anche perché Visnova può contare sul fattore campo in Campo, caso di certo. Bella. Però E poi insomma, un grande campione. quella erano due squadre scontate, secondo me le due Mi viene da squadre. fare una battuta, no? Due americani qua, due americani là, due americani qua, invece forse ci bastava tenere un argentino. Ma questo Dico, come valore aggiunto, che noi gli americani qui ne arrivano tanti, però non sono in no, condizioni per giocare, quelli giocano a quelli altre sono cose. americani venuti per giocare, sono professionisti. Sul fatto che dell'argentino non c'è, abbiamo fatto lo stesso. Certo, se ci fosse stato. Certo. Anche perché parliamo di Boffelli, per chi non l'avesse capito, col suo Scauri è in semifinale con la Serie B. Insomma, è uno che Quindi, viaggia a 20 di media in Serie B, immagino che cosa avrebbe fatto vabbè, in e d'altra Serie C. parte questo c'è e con questa zuppetta siamo in semifinale. Questa è la situazione. Diamo una piccola occhiata solo per dire che il Pirci chiuderà per parlare della C-Sirte, quindi chiudere i campionati regionali, regional-nazionali. Chiude la sua stagione ad Alatri, la Alatri è retrocesso, potrebbe essere l'occasione buona per fare un'altra vittoria in trasferta, però dobbiamo sempre dire che lo stimolo magari di chi gioca a casa e vuole salutare il proprio pubblico potrebbe essere più forte di quelli che arrivano per giocare una No, partita. io credo che Pirgi, da parte di Pirgi, il giocatore di Pirgi sarà un'ulteriore prestazione positiva per suggellare al meglio questa fine campionato. Non migliorato nettamente rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso c'era stata la salvezza con i playout, quest'anno è stata la salvezza automatica, la salvezza nella fase regolare. Perciò credo che loro poi sono giovani, giovani non si accontentano se giustamente motivati come sono quelli del Pirgi, di conseguenza andranno sicuramente a fare la partita e troveranno una squadra ormai rassegnata. Da cogliere, colgo l'occasione, ecco, per fare un bocca al lupo a Lorenzo Selis che abbandonerà l'attività, è uno dei migliori prodotti del basket santamarinellese e del comprensorio. Ragazzo, io l'ho allenato soltanto una volta, ho avuto il piacere di avere squadra soltanto una volta in una partita contro una squadra americana, una squadra universitaria americana a Viterbo, e lo chiamai per fare, fece sempre l'impressione ottima che ho avuto dalla tribuna, l'ho avuta quel giorno avendolo in campo a disposizione mia. Cioè, in bocca al lupo per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che farà e grazie per tutto quello che ha fatto e dimostrato ai più giovani a Santa Marinella. Bene, passiamo invece a quello che ormai è diventato il leitmotiv per i basketari come noi. La sera, una volta c'è una cosa, una volta c'è un'altra, ma tutte le sere c'è un playoff da vedere. Ieri è stata la volta della Reggiana che ha espugnato Sassari e quindi si è qualificata già per la semifinale, così come ha fatto Avellino che ha vinto a Pistoia, anche se dopo un supplementare, però ha portato a casa questo bellissimo risultato. Stasera giocano
Milano e Reyer, che è stata raggiunta dal Cremona, però diciamo c'è un fattore casa. Devo dire nessuna sorpresa, perché Sassari con questa stagione abbastanza travagliata, tre allenatori durante la stagione, ha trovato l'avversario dopo l'Armani, forse l'avversario più difficile, che è Reggio Emilia. Ricordiamo che proprio l'anno scorso Sassari-Reggio Emilia si contesero lo scudetto, perché la finale scudetto fu appunto tra i sardi e gli emiliani. Però Reggio Emilia ha dato continuità al lavoro fatto da coach Menetti, stanno una squadra che sta benissimo, hanno fatto 3-0, forse poteva essere un discorso diverso se in gara 2 Sassari non avesse buttato, perché forse Sassari gara 2 a casa di Reggio Emilia ha sprecato una buonissima occasione. Però a questo il 3-0 credo che ci sia tutto, anzi forse è meglio, perché darà tempo alla dirigenza sarda di rimettere a posto un po' tutti i mattoncini e rivedere quelle cose che ci saranno, rivedere per ripartire da protagonisti come sono stati l'anno scorso. L'altra Avellino Pistoia non ha sorpreso scadere dall'americano, diciamo. Non ci ha sorpreso assolutamente, perché Avellino viene da una striscia, nelle ultime 20 partite ha vinto 18 volte, significa una squadra che sta giocando a memoria, sta giocando bene, un bravissimo allenatore, per Sacripanti, che dove è stato ha fatto sempre bene. Però applauso anche a Pistoia, perché Pistoia ha fatto un campionato notevole, specialmente il girone d'andata è stata la vera sorpresa del campionato, con un allenatore che era Vincenzo Esposito, che era la seconda esperienza in Serie A. Infatti il pericolo maggiore per Pistoia adesso è che qualche società con ambizioni maggiori e con possibilità maggiori cerchi di accaparrarsi coach Esposito. E magari qualche buon americano, qualche buon giocatore, perché poi, e questa è purtroppo la sorte delle società di provincia, che devono vivere nel prendere talenti, certo, valorizzarli, e poi chiaramente si arriva all'offertona. Non si può compensare. Allora, c'è stata la prima vittoria nel playoff di Cremona, che almeno ha portato a un'ulteriore partita a Venezia. Sì, non mi sorprende, però, perché pure Cremona ha fatto un campionato sopra le righe, non a caso Pancotto è stato premiato come miglior allenatore della stagione dalla Lega. E se anche Venezia era partita bene, io credo che Venezia debba stare molto, molto attenta a Cremona, perché poi Pancotto ha tanta esperienza, tanto mestiere. Certo, anche perché Cremona a questo momento non c'è più nulla da perdere, può dare tutto. Ma lì c'è tanto mestiere da parte dell'allenatore, tanta fame da parte del pubblico e tanta voglia da parte di giocatori che appunto in una società di provincia hanno recitato un ruolo di primo piano. Di conseguenza Venezia deve stare molto attenta. Non dimentichiamo che Venezia è la seconda versione, perché adesso è versione di Raffaele, il coach che ha sostituito, certo, Charlie Recalcati nel metà del girone di ritorno. Però lì devono stare attenti. Poi c'è Olimpia Milano-Trento, 2-0 per Milano, credo che se non si chiuderà in questa partita, ma la prossima è rientrato Capitan Gentile, che ha rimesso un po' le cose a posto per Milano, di conseguenza credo che questa sia una serie destinata a chiudersi, se non subito, ma entro la quarta partita. Comunque, per gli appassionati, guardate tra Rai Sport, tra Sport Italia, tra Sky, comunque i playoff ci sono tutti, e tutti i giorni sono due partite, quindi anche sono pure troppe, perché stasera in contemporanea avremo tre partite, due playoff di uno maschile e una partita di femminile, la finale dei playoff femminile, tutto allo stesso orario. Ce n'è di tutto e di più. Allora, Cina 2, che stiamo veleggiando verso i quarti perché c'hanno un turno in più. Qui abbiamo Bologna Fortitudo, che ha battuto Agropoli, quindi è già qualificata. Poi Verona, che ha perso con la Scafati già da prima, e quindi Scafati è un'altra qualificata. E poi c'è Treviso Monferrato.
passata a Treviso, è Ferentino Roseto, è passata alla quinta gara, però sono passate. E poi rimane ancora in ballo stasera, credo, Imola-Siena, Dertona-Trieste e Brescia-Trapani. Sì, di quelle giocate, ottima Ferentino, anche se adesso dovrà giocare contro Treviso, c'è la semifinale, non gioca contro Treviso, però è ottima perché... Il quarto di finale, sì. Ottima perché dopo una stagione partita con qualche difficoltà, avvicendamento in panchina, esordio in panchina di Anzaloni, Ferentino ha ripreso però il filo giusto, qualificata benissimo per questi playoff, adesso ha vinto questo primo scontro con Roseto, e ricordiamoci che Roseto nel girone di ritorno è stata la squadra rivelazione, che ha fatto più punti. È la squadra che ha fatto meglio nel girone est da due. Semifinali molto 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 equilibrate, e credo che sarà importante e forse determinante il fattore campo. Certo, ce n'è rimasta una fuori, non abbiamo detto, la vittoria di Agrigento su Mantova, che è andata ai quarti. Agrigento è una bellissima realtà, un bravo coach che è Ciani, entusiasmo alle stelle, dimostrazione che laddove si riesce a lavorare lo staff tecnico con la dirigenza ha la possibilità di lavorare senza alambicchi o cose strane, si possono ottenere risultati notevoli. Ciani ha trovato terreno fertile in Agrigento, che aveva fame di pallacanestro, e in questi ultimi 3 anni ha fatto delle cose fantastiche proprio. Andando giù, andiamo nei playout, dove vediamo che Iesi è salva e Romegna sfiderà Roma al secondo turno. Questa è la nota dolente. Roma si giocherà la Iesi era una squadra che ha vinto 4 partite in tutta la fase regolare, adesso ovviamente ha trovato il colpo di coda. Adesso colpo di coda è un americano nuovo. Certo, i colpi di coda sono quelli, cioè qualcuno che senza bacchetta magica ma fisicamente aiuta. C'è da rischiare, ci rischia tanto, deve stare attento Roma, perché sarebbe... C'è anche una brutta querelle tra tifosi Eurobasket e tifosi Virtus, perché c'è stata qualche sfottola Cai è stato sospeso di fatto dalla società, adesso in panchina l'ultima partita c'era Riccardo Esposito in panchina, e adesso vedremo che cosa decideranno. Io credo poi che di fronte a certe situazioni, di fronte a un problema di questo tipo che riguarda la squadra, riguarda il futuro, certo, perché non voglio immaginare Virtus in Serie B. L'anno scorso hanno rinunciato alla 1 per problemi economici, fanno la 2, dovesse venire la retrocessione in Serie B, credo proprio che significherebbe forse la morte di questa società. E perciò spero in ripensamento, che Caglia torni in panchina, perché il mestiere che ha lui non è riscontrabile in chi lo sta sostituendo, di conseguenza ottenere questa salvezza, poi magari cancellare tutto e ricominciare da capo. Però Roma corre il rischio serissimo. Allora, se Roma corre un rischio serissimo, invece di sicuro avremo una squadra laziale. Sicuramente in A2, perché le quattro finaliste sono tutte e quattro laziali, cioè Palestrina, Eurobasket, Cassino e Scala. Però il colmo proprio sarebbe, perché se vince Eurobasket e Roma, allora abbiamo in A2 Ferentino, abbiamo Scauri piuttosto che Palestrina, e possono andare su. Più quella che abbiamo Latina in Serie A2, abbiamo Rieti in Serie A2, mancherebbe soltanto Roma. Non dico Viterbo, perché Viterbo ormai... Siamo nella zona ormai di profondi. Si accontenta di una modesta Serie B. Però c'è il calcio che sta... Però contando. Roma, che manchi Roma dalla pallacanestro del Conte, sarebbe veramente il combo. Già in A2... Però diciamo in A2 c'è andata la Virtus Bologna, a livelli nazionali, insomma. Voglio dire, insomma, non... Vabbè, questo è un po' quello che è successo, sta succedendo. Noi ovviamente andiamo in onda una volta a settimana, quindi quando ci parleremo la prossima settimana saranno successo quasi tutto, perché
I verdetti loro già. giocano ogni 2 giorni, quindi in una settimana giocano 3 partite. Se non vanno a gara 5, sapremo solo chi ha vinto e chi ha perso. Ovviamente si gioca all'infinito nella 1 e nella 2, si gioca il campionato che dura di più anche la C Gold per quanto riguarda la parte bassa, diciamo le serie intermedie, Sì, perché è arrivata al 4 giugno, si arriva senza problemi e basta, poi adesso vedremo che cosa mai troveremo nella femminile. Per quanto riguarda la maschile è tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana. Ricordiamo, in questa settimana la squadra rossonera di Coach Bondi affronta la sua semifinale. Gara 1 a Civitavecchia, domenica 15 alle domenica 18:30. alle 15 alle 18:30. Poi gioca fuori il mercoledì e poi dopo vedremo, eventualmente ne parleremo. Se ci fosse gara 3, ne parleremo in diretta prima. Buonanotte a tutti.